Grazie per essere qui. Stasera voglio parlarvi di statistica, però lo farò raccontandovi una storia. La storia di Sally Clerk. Sally Clerk è una donna a cui la statistica ha davvero cambiato la vita. È nata in Inghilterra nel 64, è sposata e madre di due figli, praticamente una donna comune. Nel 1996 nasce il suo primo figlio, Christopher. 11 mesi dopo, Christopher viene trovato inspiegabilmente morto nella sua culla. La morte viene dichiarata morte per cause naturali. Sally cade in una forte depressione e insieme al suo psichiatra decidono che il modo migliore per uscirne è riprovarci e avere un altro figlio. Un anno dopo nasce Harry, un altro maschio. Eh sì, perché forse non tutti sanno, ma nel mondo nascono più maschi che non femmine. Vi faccio vedere qualche dato. È statisticamente dimostrato che il 51% delle nascite sono maschi e solo il 49% femmine. Che figata la statistica! Ha messo alle spalle al muro il colpevole. Ma la statistica non è presente solo in questi improbabili casi giudiziari. La statistica è intorno a noi. Siamo sommersi da numeri e da statistiche. I giornali sono pieni di statistiche. Volete un esempio? Prendiamo un giornale a caso. Myself, il giornale che parla di te con te. Non ridete, ovviamente non lo so. Masturbazione cerebrale. Ovviamente non l'ho comprato io, sia chiaro, lo davano in omaggio con Vanity Fair. Così potente che più del 50% delle donne tentata da un trattamento di dermatologia estetica ha deciso di rimandarlo. Asterisco, test di autovalutazione su 34 donne tra i 35 e i 49 anni. Diabolico.